e siamo con il candidato capolista di Svolta Popolare. Questa sera proprio il gruppo Svolta Popolare aveva un incontro con la cittadinanza per raccogliere idee e proposte. Sì, allora questo è il primo incontro aperto al pubblico nella nuova sede. La sede, come potete vedere, che è centralissima, da sulla piazza 27 gennaio, quindi nel cuore di Monte di Procida. Nella sede abbiamo già allestito un tavolo con delle attrezzature che ricordano la tradizione marinara di Monte di Procida, quindi abbiamo dato un'idea per il futuro, quella del Museo del Mare, e ne abbiamo dato anche un anticipo. Abbiamo detto, per far capire che siamo così convinti su questa cosa, abbiamo già avviato una raccolta di materiale d'epoca che riguarda la nostra marineria, e quindi chi entra nella sede lo può già ammirare. Inoltre in questa sede vedrete che ci sono dei pannelli che ricordano le tradizioni di Monte di Procida, i personaggi storici di Monte di Procida, della piazza. Insomma, cerchiamo di non solo di fare cultura, ma anche di riscoprire le nostre origini, perché senza avere una forte identità e una coscienza storica, probabilmente se non abbiamo una coscienza della nostra storia, non possiamo avere nemmeno un futuro radioso, e quindi facciamo anche questo nella nostra sede. Questa sera non è un'inaugurazione, lo voglio chiarire. Allora dicono, com'è che aprite al pubblico? Non è un'inaugurazione perché la sede, come avete modo di vedere, è molto grande e per essere allestita ha bisogno di altri giorni. Però avevamo la pressante richiesta dei cittadini che ci chiedevano un incontro pubblico per poterci far presenti le loro istanze. Quindi stasera ascolteremo le persone e costituiremo dei gruppi di lavoro con varie tematiche, in modo che potremo arrivare ad un programma realmente partecipato che possa affondare le proprie radici in tutti gli strati della nostra cittadinanza, quindi per quanto riguarda gli studenti, per quanto riguarda i pescatori, per quanto riguarda i commercianti, recependo effettivamente le loro istanze e portandole effettivamente nel programma.